Bella a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo in un'altra puntata di GTA Online. Siamo qui nel mio ufficio, bello, caruccio, l'assistente, perché praticamente sono riuscito a... cioè, ho riempito tutto il mio magazzino e pensate un po', guardate, cioè stanno le cose addirittura qui, non c'era così spazio che... pure i quadri, cioè, ci sono due quadri, in realtà questi stavano da... alcuni giorni, allora. Guardate un po', 16 casse su 16, riempito al 100%. Se non sbaglio non posso farlo da qui. Se infatti devo andare al mio magazzino. Che vi devo dire? Andiamo al mio magazzino e vediamo un po'. Inoltre vi sono già, ho già chiamato il meccanico, mi sono fatto già arrivare la moto, così almeno sto più tranquillo, invece di stare a perdere tempo. E già c'ho un'ansia quando faccio queste cose, perché non voglio che il mio lavoro vada storto, insomma. Beh, primo non si è chiusa la porta, secondo tanto ci vuole. Scusate un attimo, sto cambiando un attimo sessione perché c'è una DeLorean in volo e sono quasi sicuro che se faccio questa cosa qui, sono sicuro che quello con la DeLorean mi rintraccerebbe sulla mappa. Verrebbe da me e mi scoppiasse il carico. Quindi io questo non voglio andare incontro a questo rischio. Quindi cambio sessione. Perché 16 casse non voglio assolutamente perderle. Non vorrei che accada che sono stato tutti questi giorni. Certo, non ci ho messo molto. Ho rischiato tante volte di perdere il carico e ci sono state delle volte che in effetti li ho persi i carichi, le casse, tanto per dirne una. E non voglio andare incontro a questo pericolo adesso. Io con la santa pazienza mi sto mettendo, a fa sta cosa. Non voglio neanche perdere tanto tempo. E voi andate a fare sti lavori qui, io faccio il mio di lavoro, non do fastidio a nessuno, cioè almeno nessuno dà fastidio a me. Io non do fastidio agli altri e gli altri non danno fuori. Così almeno gli altri non danno fastidio a me. Voglio finirlo il più presto possibile sto lavoro. Così almeno poi festeggiamo. Visto che l'altra volta, quando feci sto lavoro, avevo detto, ma dopo che consegniamo... i mortacci tua, e non lo so, tutta a me, la precedenza era la mia. Ah, grazie. Molto gentili, mi scassate pure la moto. Anzi, quasi quasi. Vi dire, andiamo al negozio qui di armi, così almeno mi compro un paio di giubbotti antiproiettili. Così sto un po' più tranquillo. Ma è veloce. Sto facendo giusto un salto veloce qui. Sai com'è? 1, 2, 3. Vabbè, al massimo, vai. Ok. Oh, ho lasciato la porta mezza aperta. Vabbè, tanto me ne devo andare, va. E ora andiamo al mio magazzino. Inoltre mi sono comprato anche il lanciamissile a ricerca, perché una volta mi è capitata una missione dove dovevo prendere tre casse, però che si trovavano sopra un elicottero. E io l'elicottero lo dovevo fare esplodere. Purtroppo io non c'avevo manco un... non ce l'avevo proprio il lanciamissile a ricerca, nemmeno l'RPG. E ovviamente sono andati persi, quindi ho sprecato 18.000 dollari, così. Vi direi, mettiamoci già in posizione di uscita, cioè di andata, così almeno stiamo tranquilli, che oggi possibilmente non vorrei perdere tempo. Guardate un po' il mio magazzino pienissimo, cioè, ditemi voi, come avete visto stavano un po' di roba. Addirittura nel mio ufficio, proprio per dirvi, cioè l'ha messo per terra, proprio l'ha messa. Tu però potevi comprare altre cose. Allora, vendi per 240.000 dollari. Lo facciamo? Lo facciamo. Quanta ansia c'ho io in questo momento, voi non potete capire. We got a buyer. He wants to make the exchange in international Vuole waters, so effettuare the lo goods are loaded scambio onto in a boat acque down at the docks. internazionali. Get it out to the drop-off, Si and we've got our richiede money. punto di consegna. Ok, quindi come l'altra volta. Eh sì, devo salire sulla barca. Forse sarebbe meglio mettersi, sapete com'è, il casco. Perché il casco può salvare la vita. Inoltre, l'altra volta ci andammo di sera, quando il sole era calato. Vedi quello?
Ehi, non ci vedo niente, tutto scuro qui. No, di nuovo quella di barca, dai. Vabbè. Solo dobbiamo fare sto lavoro. Sacrifichiamoci. Ok, ma come si saliva? Ah, ok. Qui l'altra volta persi un po' di secondi a farlo uscire. Vedi un po' dove l'hanno messa la cabina. Oh, in acque internazionali. Stiamoci ad arrivare ora. Madò, faremo come l'altra volta. Che divertimento, ragazzi. E scommetto che capiterà come l'altra volta. Per prendere la moto farò tutto un giro all'intenzione che proprio, ci sarà da ridere. Oh, madò. Ma io non lo so, ma proprio sta bacca, sto catoccio. Ma variare no. Oh. Oh. Ecco, questo può essere un problema. No. Non lo fate. Vi ammazzo la famiglia. Via, 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 via. E c'ho il giubbotto antiproiettile. Pensate un po' cosa sarebbe capitato se non l'avessi comprato. Là veramente ci sarebbe stato da ridere. Cioè me lo sarei dovuto fare a nuoto quel tratto di mare. Mare e marmo. Fortuna che almeno non vengono. O almeno se non me la tiro. Guardate. Non lo so, mettiamo pure la musica, così almeno ci mettono pure il copyright. Sei serio? Vai! E olè! Ok, per la prima volta. No, non uscire! Per favore, non perdiamo tempo! Madonna, ci vorranno 3 anni per caricarci sto coso. Oh, madonna, ma che sei serio? Basta, avete rotto, basta. Non posso fare un metro e partire di nuovo. Ho fatto manco un metro di la vita. Ma che, scherziamo? No, 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 no. Non lo fate? Parti, parti, parti! Dai! Oh mio Dio, sto con mezza vita. Oh, madonna, che ansia. Che ansia sto gioco che mette certe volte. No, hanno deciso proprio di mettermi i bastoni fra le ruote. 2 elicotteri. 2 moto d'acqua. Non lo so, fate un po' voi. Fortuna che almeno sto per arrivare. Vedo già la barca. Vedo già la statua della libertà. Minuscola però. E questi hanno deciso di rompermi le scatole con questi elicotteri. Quando mai che me ne sono comprato sto lanciarazzi, se no ho fritto io. Cioè, devo starci 3 anni. Dai, parti, ma che è peggio del Titanic. Il Titanic andava molto più veloce. Ma però basta. Madonna, questi hanno rotto questi elicotteri, Non avete capito che sono più forti di voi? Proprio non l'avete capito. Ecco perché hanno messo tutto sto tempo. Ancora 23 minuti. Mamma bella, yeah. Accelera con sto catorcio. Forza. Dai che ce la possiamo fare. Le onde sono alte, le stelle sono tante. Fra un po', milioni di milioni. La stella di Negroni e Mario Biondi. Perché la cantava Mario Biondi la pubblicità, Forza, forza. Beh, se viene proprio adesso, all'ultimo secondo, un elicottero, giuro gli spacco la testa, Vabbè che poi gliel'ho spaccata a tutti la testa. Olè! Oh, finalmente, acque internazionali, raga. Non è roba da poco. Vabbè, ragazzi, io intanto vado a prendere la mia bellissima moto che si trova, cari ragazzi. Vabbè, devo farmi comunque un po' di tratto di strada. Ma mo si ingrassa pure la macchina, guarda, ci manca solo questo. Vabbè, sono riuscito. Anzi no, dobbiamo andare nel mio ufficio. Cioè al mio ufficio a festeggiare. Via. Alla fine si è buttato in mare. Olè. Sì. Insomma, tu se non ti fai una nuotata in mare non sei contento. Ma che poi, a dirla tutta, ma non sarebbe un'idea malvagia? Ma sì, ragazzi, oggi ce ne andiamo in elicottero. Spero di non fare cagate, guardate. Poi è pure notte, cioè considerate solo questo. È già di giorno, la prima volta che utilizzavo un elicottero. Ci volle l'arte di Michelangelo. Ok, il mio ufficio è da quella parte, quindi sarebbe meglio andare dalla stessa direzione,
Vediamo un po' se riesco a fare un atterraggio buono. Direi proprio di sì. Ormai ci ho preso la mano. Oh, da dove si scende? Stava la scaletta, ok. Beh, almeno la iniziamo a sfruttare questa rampa di d'atterraggio, eh. Cioè, è vero che non ce l'ho, però in qualche modo cerchiamo di sfruttarla. Oh no. Io dico proprio di sì. Inoltre non mi sono mai buttato da un palazzo. Scendiamo nel mio ufficio e festeggiamo, facciamo un brindisi. Non so se c'è lo champagne. Cara la mia assistente, secondo carico completato. Portata all'acquirente. Non è che vuoi festeggiare con me? Vabbè, fai un po' come vuoi. Brindiamo al mio secondo carico consegnato. È stato molto divertente. Anche se allo stesso tempo veramente un'ansia incredibile. Fare queste cose non è affatto semplice. Credetemi. Ti mettono un'ansia incredibile. Vabbè, io direi che con questa puntata possiamo finire qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi!